Ciao a tutti e bentornati. Continuiamo oggi con la terza tipologia di esercizi. Dopo aver visto negli scorsi giorni come svolgere gli esercizi noto centro e raggio oppure noto centro e un punto, oggi andiamo a vedere come trovare l'equazione di una circonferenza quando vi viene dato il diametro. Come sempre partiamo da un esercizio pratico. Anche oggi vi mostrerò un solo esercizio perché non abbiamo un esercizio semplice o uno difficile. Tutti questi tipi di esercizi sono assolutamente identici, quindi si svolgono tutti allo stesso modo, con lo stesso metodo. E io vi mostrerò il più veloce. Allora, abbiamo AB, che sono esattamente le coordinate del diametro della circonferenza. Quindi graficamente la situazione è questa. AB è il diametro della circonferenza. Questo vuol dire che il punto in mezzo, C, è il centro. Noi sappiamo che il diametro è uguale al doppio del raggio. Questo ci dice che CA è il raggio. Il centro, per definizione, coincide proprio con il punto medio di AB. Quindi per trovare l'equazione della circonferenza devo eseguire questi passaggi. Punto 1. Trovo il punto medio di AB, che coincide con C. Pertanto le coordinate del centro si trovano applicando la formula del punto medio di un segmento. Se avete visto l'intera playlist sulle rette piano cartesiano, sapete che la formula è esattamente uguale alla formula che utilizzate quando fate la media tra due voti. Cioè, se io ho preso 5 in matematica e 7 in matematica, la media come si fa? 5 più 7 fratto 2. Allo stesso modo, le coordinate del centro, utilizzando la formula del punto medio, si calcolano facendo la media delle x, quindi è come sommare questi voti dividendo per 2. E questa è la coordinata x. La coordinata y del centro si otterrà facendo la media delle y. Quindi il centro ha coordinate, la x un mezzo, la y 5 mezzi. Punto 1 fatto, ho trovato c attraverso la formula del punto medio del segmento. Ora che ho trovato il centro, so che AC è il raggio, quindi andiamo a trovare il raggio. Per trovare il raggio uso la formula della distanza tra due punti, perché conosco le coordinate di A e anche quelle di C, perché le ho calcolate al punto 1. La formula mi dice di fare la differenza delle x, quindi AC meno 2 meno un mezzo, tutto alla seconda, più la stessa cosa con le y, quindi 1 meno 5 mezzi. PS, andava bene anche se per calcolare R invece di usare AC usavamo CB, perché appunto AC uguale CB. Io di solito mi faccio furba, vado a vedere le coordinate più semplici e faccio i calcoli dove vedo che è più facile. Nel nostro caso le coordinate sono brutte in entrambi, quindi uno valeva l'altro. Ora andiamo a fare i calcoli, quindi andiamo a fare l'MCM qua, che è 2, e quindi viene meno 5 mezzi. Tutto elevato alla seconda fa 25 quarti. Allo stesso modo qui facciamo l'MCM, che è 2, e quindi tra parentesi tonde viene meno 3 mezzi, elevato alla seconda più 9 quarti. E quindi viene 34 quarti, che semplificato viene 17 mezzi. Ci siamo, abbiamo trovato il centro, abbiamo trovato il raggio. Quindi ritorniamo alla casistica conosco centro e raggio. Quindi il punto 3 lo posso svolgere in due modi, quelli che abbiamo visto nel video dell'altro giorno. Io come sempre preferisco applicare la formula. Vado a sostituire al posto della x e della y del centro rispettivamente le coordinate che ho trovato al punto 1 e al posto di r rispettivamente il raggio, cioè il numero che ho ottenuto al punto 2. Andiamo quindi a fare i calcoli. Questo è un quadrato di binomio. Il doppio prodotto, fate sempre attenzione, viene 2, 2 che si semplifica, quindi viene meno x. Anche questo è un quadrato di binomio, quindi facciamo i conti. E qui state sempre attenti, una radice elevata alla seconda se ne va e rimane 17 mezzi. Andiamo a mettere in ordine. Vi ricordo che l'equazione di una circonferenza si scrive sempre prima di tutto con i termini di grado 2. A seguire i coefficienti x e y e poi i termini noti. Dobbiamo fare l'MCM tra questi tre. Allora, 1 quarto più 25 quarti fa 26 quarti, che semplificato viene 13 mezzi. Ora 13 mezzi
portato questo di qua, meno 17 mezzi, fa meno 4 mezzi, che semplificato fa meno 2. E abbiamo trovato così l'equazione della circonferenza. Ricapitolando, quando io ho il diametro, devo fare questi tre passaggi. Numero 1, trovo C, come con la formula del punto medio di un segmento AB. Numero 2, trovo il raggio, come con la formula della distanza tra due punti. Un punto a tua scelta tra A o B e il punto C trovato al primo passaggio. Terzo e ultimo passaggio, applico la formula per trovare l'equazione della circonferenza. Perché applico questa formula? Perché conosco il centro e il raggio. Quindi ricado nella casistica del video trovare l'equazione di una circonferenza, noto il centro e il raggio. Ecco qua gli esercizi di questa playlist. Parte la sfida. Scegli un paio di esercizi e attiva il cronometro. Vedrai che con tanto allenamento e un po' di pratica i tuoi tempi miglioreranno sempre di più. E anche per oggi è tutto. C'è un esercizio che non ti è venuto o c'è un argomento di cui vorresti un mio video? Scrivimi. Trovi tutti i miei contatti qui sotto. Iscriviti e attiva le notifiche e ricordati la cosa più importante in assoluto. Se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.